Sono Rosalba Biasini, insegno lingua e cultura italiane nel Dipartimento di Lingue e Culture Moderne dell'Università di Liverpool. In questo video vi parlerò di uno dei nostri progetti chiamato Imparare l'italiano con i sottotitoli. Con questo progetto le studentesse e gli studenti d'italiano dell'ultimo anno imparano a lavorare con la traduzione audiovisiva e in particolare con i sottotitoli, utilizzando un software professionale ma facilmente reperibile. Una di loro ha realizzato i sottotitoli che state leggendo. Sottotitolando spezzoni tratti da prodotti audiovisivi, cioè video, e quindi lavorando con materiali autentici, studentesse e studenti apprendono nuove abilità. Durante il corso ci soffermiamo prevalentemente sulla traduzione interlinguistica, creando dunque, come in questo caso, sottotitoli in inglese per video in italiano, ma anche nella direzione opposta dall'inglese verso l'italiano, una modalità più complessa per chi è anglofono, ma per certi versi ancora più formativa. Abbiamo anche lavorato con la traduzione intralinguistica, cioè una riformulazione del testo all'interno di una stessa lingua. È tramite quest'ultima che si creano i sottotitoli per non udenti. Con questo progetto, studentesse e studenti acquisiscono quindi nuove competenze, come appunto quelle relative alla traduzione audiovisiva e all'uso di nuovi strumenti digitali, e migliorano le proprie abilità linguistiche e culturali, interlinguistiche e interculturali, nonché quelle traduttive. Il progetto, realizzato in collaborazione con una nostra partner in Italia, l'Università di Macerata, è stato molto apprezzato da studentesse e studenti coinvolti, che sono così potuti entrare in contatto con il mondo del lavoro e con un settore forse meno noto, anche grazie alle visite e consigli di una professionista del campo della traduzione audiovisiva. Ma ascoltiamo una studentessa a proposito di questa sua recente esperienza. Ciao, mi chiamo Alex e sono una neolaureata dell'Università di Liverpool, dove ho studiato lingue moderne europee. Durante il mio ultimo anno ho studiato traduzione audiovisiva, cioè la pratica di realizzare sottotitoli per video. I vantaggi di questo corso sono tanti. Oltre a imparare una nuova competenza, si possono migliorare la capacità di tradurre e le proprie competenze linguistiche. L'uso dei sottotitoli sta diventando sempre più comune sullo schermo, un dato importantissimo sia per la diffusione di programmi e film di altre culture che per rendere i media più accessibili per i non udenti e gli ipoacusici. In questo corso, studentesse e studenti apprendono come usare i più recenti software per creare sottotitoli, nonché le regole e le norme del settore della traduzione audiovisiva. E questo permette di sviluppare competenze linguistiche e interlinguistiche, ma anche competenze utili per il loro futuro lavorativo.